amici di Radio.Nuovo, buongiorno, ben ritrovati. E allora, è successo davvero di tutto. È stata la lunga notte del calcio europeo. La notte dei lunghi coltelli, se vogliamo mutuare una metafora storica, dove chi aveva detto sì alla Superlega si è trovato costretto a dire no. Io vi preannuncio che questa sarà una trasmissione dove ovviamente sarò il primo a dover tenere i toni pacati, perché già, per esempio, l'ottimo Umberto ed io abbiamo visioni molto discordanti su questa questione della Superlega. Avremo tanti ospiti, parleremo delle ultime notizie, perché di qualunque squadra voi siate tifosi, c'è una notizia dell'ultima ora che arriva dalla redazione di Sport Italia che rischia di far vacillare tutto il sistema calcio italiano, perché, come secondo me è giusto che sia, visto che ha perso la sua battaglia politica, Agnelli potrebbe essere mandato via dalla presidenza della Juventus, dalla famiglia Elkan, che avrebbe già scelto Alessandro Nisi come nuovo presidente della Juventus. Agnelli farebbe prima a dimettersi, probabilmente. Però ne parliamo di tutti questi aspetti subito dopo aver dato il buon pomeriggio ad Alessandro Montano. Ciao, buon Ale. Pomeriggio Marco, alle amiche e amici di Radio.Nuovo, al quale non solo ricordo il 380 127 2000, ma a proposito di numeri telefonici, ecco, in questi giorni magari potreste ricevere una telefonata, vi verrà fatta magari una domanda, che radio avete ascoltato ieri, ecco, ci farebbe molto piacere se il nome di Radio.Nuovo rientra in questa vostra chiacchierata, anche perché più menzioni otteniamo, più cresciamo, più riusciamo a garantirvi quello che per noi e per voi rappresenta Radio.Nuovo. E allora, non so se già è pronto, è già pronto? Un attimo ancora, dovremmo, no, tra un attimo c'è Umberto Chiariello, vediamo, vedo Alessandro che sta, ci siamo. Umberto, buon pomeriggio. Salve. E allora, il progetto è naufragato, anche l'Inter ha abbandonato la nave. Sono rimasti due gatti sulla nave, ovvero Agnelli e Perez, due uomini che dovrebbero, dal mio punto di vista, vista l'enorme sconfitta patita, dare delle immediate dimissioni rispetto a un progetto sul quale c'è ancora tanto, tantissimo da dire, perché abbiamo avuto una lunga chiacchierata stamattina che, ti confesso, mi ha fatto molto riflettere. Come sempre, può capitare non essere d'accordo, ma non posso mai disconoscere la profondità dell'analisi e del pensiero che hai, e quindi di conseguenza io ti voglio lasciare subito un minuto prima di andare da un graditissimo primo ospite che contattiamo davvero tra un minuto esatto, per quella che è una tua riflessione a 360 gradi, poi mi permetterò di dire la mia. Prego Umberto. Ma tutto molto bene. Il neofeudalesimo è stato rintuzzato, il tentativo di usare il calcio per farne terreno privato di pochi per censo, per nascita, come se nulla fosse accaduto dalla rivoluzione borghese, dalla rivoluzione industriale in poi, va tutto bene. Era chiaramente un tentativo infame di spartirsi una torta senza mettere. Non c'è proprio questione da discutere. Da questo punto di vista andava assolutamente rintuzzato l'attacco. Tenti che abbiamo un gruppo da neofeudatari? No, non è il mio punto di vista. Per me. No, però non riesco a sentire Umberto. Probabilmente abbiamo dei piccoli problemi sul Io collegamento. Mi sento, ragazzi. Adesso ti sentiamo anche noi in maniera pulita. Adesso ti sentiamo. Io mi sento. Sì, sì, anche noi. Adesso anche noi e la tua voce mi ci arriva sentite? Bene. Sì, sì, sì. Adesso sì. Adesso sì, Umberto. Adesso sì. Adesso sì. Ok, riprendi gli ultimi 10 secondi. Grazie. Sì, c'è evidentemente il software che fa un po' di bizze. Dicevo questo. Il rintuzzare il tentativo dei neofedatari è stato fatto, dobbiamo esserne contenti? Sicuramente sì, ma basta così? Per me no. Per me invece, io vado assolutamente controcorrente,
si è persa una grande occasione. Si poteva ragionare, si poteva far convertire questa iniziativa in una splendida occasione per il calcio europeo, aggiungendo a questa iniziativa il merito, che è la base dello sport ineludibile. È anche vero che questi signori avevano pensato a 15 stakeholders, cioè soci fondatori, e 5 invitati / meritevoli, vai a capire tu. E che su questi 5 si poteva ragionare. Ma è anche vero che ammazzare la rivolta dei scissionisti è servito solo per riaffermare il potere della UEFA e di Ceferin, che di solidarietà, di equa distribuzione, di tornei di alto profilo è tutt'altro che il portavoce. Ora lui passa per l'eroe, colui difeso dai capi di Stato, dai tifosi imbufaliti, dalle folle plaudenti. Abbiamo il nuovo Boris Eltsin sui carri armati. Non è così. Abbiamo dato potere maggiore a un despota del calcio europeo che per fini plutocratici, cioè dei plutocrati di Nyon, che si ingrassano alle spalle dei tifosi, stanno uccidendo il calcio europeo con una serie di competizioni e manifestazioni senza alcun senso, quali sono l'Europa League, la Conference League e la stessa nuova Champions. La verità è un'altra, che una Superlega è necessaria, perché il calcio ormai è andato in una direzione totalmente diversa. Nelle ultime 20 stagioni di Champions hanno, dal 2004, unica eccezione, hanno fatto la finale sempre 2 di queste 15, mai nessun'altra. E in semifinale, in 20 anni, solo 15 volte un'altra oltre le 15 apparsa, 65 volte l'oro. Cioè l'81% di semifinaliste sono gli stakeholders della Superlega. Stiamo parlando del nulla, perché è già così, è nei fatti così e non c'è spazio per nessun altro. Non vince nessuno dal 2004. Che non sia di questi 15. Stiamo parlando del fatto che negli ultimi 20 campionati italiani ha vinto 11 volte la Juve, più 2 scudetti revocati, 2 volte il Milan e 6 l'Inter, di cui uno era quello revocato alla Juve. E se andiamo a guardare dal 91, cioè negli ultimi 40 anni, ha vinto 14 volte la Juve, 7 il Milan, 6 l'Inter e solo 2 scudetti Roma e Lazio negli anni politici del Giubileo. Stiamo parlando di cose già assodate e acclarate. La Superlega avrebbe portato soldi aggiuntivi, se ben gestita, con una classifica, con promozioni e retrocessioni, sarebbe stato il vero campionato d'Europa, d'élite, che avrebbe attratto soldi che si potevano davvero in parte redistribuire, facendo una Champions come la vecchia Coppa UEFA di supporto alla Superlega ed eliminando manifestazioni inutili che sono state fatte verso il basso per raccattare i voti delle piccole federazioni. E noi vogliamo vedere bei prodotti in televisione, vogliamo vedere Paris Saint-Germain Bayern, vogliamo vedere quelle cose come le vediamo nell'NBA. L'Eurolega del basket lo ha fatto. Noi invece adesso abbiamo abortito, nella culla abbiamo ammazzato il fanciullo che poteva nascere. Bastava correggere quel progetto e farlo diventare un progetto sensato. Invece ora, sulla base della spinta del populismo, abbiamo dato un potere enorme a Ceferin, che è il peggior despota di cui avevamo bisogno. Okay. Peggio di Agnelli e Florentino Perez, perché quelli non hanno il potere che ha la UEFA, che non ridistribuisce i soldi tra le piccole, che non fa competizioni che funzionano, che non riesce a vendere il prodotto calcio, che ha più spettatori dell'NFL, ma che entrò neanche un decimo di quello che entrò tra l'NFL. E Ceferin che avrebbe dovuto dimettersi. È facile oggi dare addosso a Andrea Agnelli, che odiamo tutti, sportivamente e non sportivamente, ma abbiamo perso solo una grande occasione.
Fammi dare il buon pomeriggio, è un grande piacere per noi di Radio Punto Nuovo ospitare il professor Giulio Tremonti. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, noi stiamo cercando di fare un'analisi molto ampia sulla questione, di non limitarci a dire sconfitti e vinti, vincitori e trionfatori di questa questione. Lei ha analizzato, partendo dal carbone, oggi per la Gazzetta dello Sport, la questione della Superlega. Perché si deve partire dal carbone e perché lei, mi è sembrato di capire, è contrario a quest'idea di Superlega così come era stata prospettata da Agnelli e da Florentino Perez? Ma senta, il calcio anticipa o riflette i fatti profondi della società e della vita delle persone e dei paesi. Novità che è stata introdotta o avrebbe dovuto essere introdotta nei giorni scorsi, la Superlega era oggettivamente indicativa di un fortissimo cambiamento. Lo spostamento del calcio dai territori, dai luoghi a una dimensione globale, lo spostamento del calcio dal spirito sportivo personale, le tradizioni, le persone, alla dimensione globale della finanza. Questo era il senso della ipotesi fatta. E a me sembra che sia una ipotesi del genere non giusta in assoluto, certamente non giusta in questo momento e non giusta, non adatta all'Italia. Che il calcio italiano abbia dei problemi, lo sapete voi, lo sanno tutti e speriamo che siano risolti, ma che la soluzione per il calcio in generale fosse questa globale, finanziaria, generale, beh, francamente no. Quindi il fatto che in Europa molte reazioni sono state negative, direi in Italia dal lato degli sportivi, ma in Francia dal lato del governo, in Inghilterra dal lato del governo, credo alla fine anche in Europa, beh, tutto questo sia positivo. Quindi avere fermato un'iniziativa di quello tipo è, questo tipo è secondo me giusto. Tenga conto che nel trattato europeo, nello spirito di tanti atti fatti in Europa, la dimensione della persona e dello sport sono valori che vanno, come dire, conservati, difesi a prescindere dai valori commerciali, della concorrenza, della competizione e dei soldi. Umberto Chiarello, una tua riflessione, immagino tu abbia anche qualche domanda da porre al professor Tremonti. Prego Umberto. Professore, però io andrei un attimo oltre il punto cardine della vicenda. Il punto cardine della vicenda è che questa Superlega non considerava il merito, ma diventava una partecipazione di casta, e questo è inammissibile nello sport e in una comunità europea dove la libera concorrenza è la base fondante del trattato. Ma se questa Superlega fosse stata corretta inserendo il merito, forse abbiamo perso un'occasione. Mi dispiace, ma io non ho difficoltà a sentire. Proprio non riesco. Allora le riporto io la domanda. Le riporto io la domanda, professore. Nell'ipotesi in cui a questa Superlega fosse stato inserito il merito, non abbiamo perso un'occasione, le chiedeva il nostro Umberto Chiariello, per andare ad implementare, a migliorare la qualità del calcio europeo, qualora fosse stato inserito il merito? Oh, non sento ancora, cos'è che ha detto? No, e allora proviamo a ripristinare un attimino il collegamento con il professor Tremonti, perché purtroppo era un po' flebile la linea. Casomai lo dico ad Alessandro che è al coordinamento, proviamo a contattare anche il professore sul suo numero cellulare. Umberto, cosa vogliamo aggiungere di fronte a quello che ci diceva Tremonti? Che il calcio non è ancora pronto per questo tipo di... È una falsità storica, non è una falsità di pensiero. Io ribadisco sempre,
le idee e i giudizi sono una cosa, la verità storica è un'altra, e sono i fatti. I fatti dicono che da quando ci sono i diritti televisivi, da quando ci sta il market pool, che molti colleghi non sanno manco che cos'è, perché parlano di economia senza sapere nulla. Io sono discorsi agghiaccianti, di ignoranza clamorosa, che un giornalista non potrebbe mai fare. Da quando esiste il market pool, da quando esistono i diritti televisivi, vincono solo loro. È già così. È già così. Allora noi ci dobbiamo porre la domanda: è attrattivo un calcio dove si gioca Real Madrid Apoel Nicosia, Real Madrid Malmo? Serve a qualcosa se poi alla fine vince il Real Madrid sempre? La favola dov'è? Ditemi in Champions una favola. Okay. Allora, sono arrivate in semifinale Monaco, Roma, Ajax, Lione e l'Ips e lo Schalke in 20 anni. In semifinale. Sono favole queste? Non sono favole. Sono state delle impresucce abbastanza rilevanti. L'Atalanta che esce fuori dalle semifinali. Nella sua storia è un'impresa, ma possiamo noi pensare di fondare il calcio europeo? Okay. Su una situazione dove da 20 anni, da quando ci sono i diritti televisivi e il market pool, non c'è una finalista che non sia una delle 15. È già così. Perfetto. Allora il problema non è dire vogliono cambiare lo stato delle cose, vogliono vincere loro. Già vincono loro. Benissimo. Quindi forse andava pensata una Superlega dove è però statuito il principio del merito sportivo, perché il merito sportivo non può mai mancare nello sport. Professore, rieccoci. Ma senta, io francamente non, come dire, condivido quello che è stato detto e non ho grandi soluzioni o idee. Secondo me è il momento in cui tutti dovrebbero un po' formulare proposte e idee nuove, sicuramente rispetto a quello che c'è adesso, ma non sono mica un esperto di calcio. Io mi occupo di diritto. Sicuramente quella che sarebbe stata la Superlega avrebbe moltiplicato, amplificato, ingigantito i problemi che già sono stati, o comunque le caratteristiche che sono state segnalate adesso dalla persona che ha parlato prima di me. Cioè dire, la Superlega sarebbe stato l'assoluto gigantismo determinato dalla forza dei soldi, dai media e dal potere internazionale, una via di mezzo macerata, non lo so. Secondo me, e qui devo finire perché sta finendo la linea, secondo me è il momento in cui tutti devono formulare delle proposte. Bene, professore, la ringraziamo. Italiane, europee. Certo. Grazie molti a voi, scusate. Grazie al professor Giulio Tremonti. E allora, Umberto, ti voglio far ascoltare. Lo vedi che Tremonti alla fine è arrivato a quello che dico io? Ma che allora, però, che ci sia la necessità di formulare proposte. No, Marco, non è così. Ceferin ha alzato le barricate perché non vuole intaccare il suo potere. Benissimo. Noi stiamo sbagliando obiettivo. Allora, quel fesso di Andrea Agnelli si è messo davanti al nostro mirino. Sì, esatto. Quando invece ha fatto ha fatto una cavolata enorme. Agnelli e Perez hanno fatto una cavolata enorme, della quale adesso devono presentare conto. Perché hanno fatto una cavolata enorme, si sono esposti, come dici spesso tu, il re è nudo, e sono loro che adesso sono nudi ed esposti, hanno fatto una cavolata, adesso, questo è il momento di pensare a loro, il secondo dopo dobbiamo pensare a Ceferin, perché tutto quello che tu stai dicendo è verissimo, e dobbiamo redistribuire merito e ricchezze in una maniera diversa, sono perfettamente d'accordo con te, questa è la grande battaglia che bisogna combattere. Ma per fare in modo che da tuo figlio Giorgio ai grandi campioni. Già finita questa battaglia, uccidendo la Super League nella culla, senza discuterne,
ma solo in base a un movimento converrai che fondare un sito e dire ora abbiamo dato alla UEFA definitiva, gliel'hanno data loro, non io e te. Sono stati stupidi loro, sono stati terribilmente stupidi, sono stati stupidissimi, non stupidi, stupidissimi. Si sono esposti gente di questo livello. Non riesco a capire com'è possibile che firmano un documento in 12 e 8 si tirano indietro. Ma non sapevano che avrebbe reagito la gente. Stupidi proprio, forti. Ma forti. Non lo sapevano che la reazione sarebbe stata questa? Fammi sentire attraverso il lavoro sempre sapiente di Alessandro Montano quello che ha detto Agnelli a Reuters mezz'oretta fa, che dichiara la morte del progetto. Alessandro, sentiamo questi 30 secondi di Agnelli, poi naturalmente a te anche il compito della traduzione, prego Ale. Look, I think to be frank and honest, no. Evidently that's not the case. So I mean, I wouldn't be talking so much about where that project has gone. I remain convinced of the beauty of that project, of the value it would have developed to the pyramid, of the creation of the best competition in the world. But admittedly, no. I mean, I don't think that project is now still up and running. Ovviamente la risposta, il primo no di Agnelli è alla domanda se si sia in qualche modo pentito di aver dato il via al meccanismo della Superlega insieme a Florentino Perez. Rimane convinto della bellezza, quindi rimane convinto dell'effettiva efficacia che può avere il progetto della Superlega, è convinto nel sistema piramidale, nei benefici anche economici e tecnici che una competizione come questa può e può ancora portare, nella convinzione e considerazione del presidente della Juventus, al calcio europeo. Però è chiaro che dinanzi a quelle che erano fino a poco tempo fa 6 squadre, ma si sono tirate dietro anche l'Atletico Madrid, si è tirato dietro anche l'Inter, si è tirato indietro anche il Milan, che a breve uscirà con un comunicato ufficiale, non può andare avanti una competizione, Marco e Umberto, con 3-4 squadre praticamente è innegabile. Quindi al momento viene congelata, per non dire sospesa, cancellata la Superliga. Facciamo così, pochi secondi, poi ripartiamo dal contributo di Roberto De Zerbi, ieri fortissimo contro l'ipotesi Superlega, e subito dopo l'edito nuovo, molto atteso proprio oggi, di Umberto Chiarello. A tra poco. Oh, allora, cercando di mantenere i tempi serrati, andiamo subito a sentire, poi dopo andiamo anche ad ascoltare le probabili formazioni, perché oggi si torna in campo per fortuna alle 18.30 per il turno proprio Milan-Sassuolo. C'è un comunicato del Milan che leggo tra un attimo, dove ufficialmente il Milan si sfila dalla Superlega. Però sentiamo prima le parole di Roberto De Zerbi, prima De Zerbi, sì, andiamo con De Zerbi sulla Superlega, sentiamo De Zerbi. Sono molto arrabbiato perché domenica è stato fatto un colpo di Stato. Questo episodio equivale a un colpo di Stato nel calcio, nei contenuti e nella modalità. Nei contenuti perché il calcio è di tutti, il calcio è meritocratico, e nella modalità perché si poteva farlo alla luce del sole. Io domani non avrei piacere andare a giocare la partita. Non avrei piacere andare a giocare la partita perché il Milan fa parte di queste tre squadre. Io gliel'ho detto a Giovanni Carnevali, gliel'ho detto anche ai miei giocatori. Poi se Giovanni Carnevali mi obbligherà ad andare, chiaramente ci vado. Ma sono rimasto male, sono arrabbiato perché il calcio mi ha dato da mangiare per 40 anni, ma anche io al calcio ho dato tutto. E non la metto come questione lavorativa, la metto come questione più importante del lavoro, va oltre al lavoro, va oltre allo stipendio, va proprio nella sfera dei valori, della sfera dei sentimenti, delle rivalità calcistiche italiane sulle quali si sono giocate tante partite, si sono scritte tante pagine, e così non mi piace. A De Zerbi così non piace. Voglio sentire subito Umberto Chiarello nel suo Edito Nuovo. Edito Nuovo, il punto sul calcio italiano di Umberto Chiarello. Corsi e ricorsi storici, diceva Gioan Battista Vico. La storia si ripete. Ci sono di nuovo i sanculotti per strada. Abbiamo di nuovo i forcaioli in servizio permanente effettivo. Ne sento anche di cattedratici che incitano alla cacciata dei rei
Juve, Inter e Milan dal campionato. Finalmente avremo un campionato più onesto. Chi dice queste cose è malato di mente. Non sta bene, perché non ha il senso della realtà. Un campionato senza queste tre squadre, che senso avrebbe? Chi pagherebbe i diritti televisivi che pagano oggi se tu togli le tre squadre più blasonate storiche e tifate dell'intero stivale? Che ragionamento è dire un campionato più onesto? Perché abbiamo dato la patente di disonesti a tre società e 17 società oneste. Ma voi veramente pensate una cosa del genere? Perché se la pensate, levate mano, seguite il curling. Io voglio battere la Juve, io voglio battere l'Inter, voglio battere il Milan, sapendo che 8 su 10, 7 su 10 vinceranno loro. Chi il sale dello sport è battere chi è più forte di te, non cacciarlo, approfittare di questo tentativo di golpe per fare i roghi in piazza. E dai Sanculotti possiamo tornare indietro a Savonarola. Non mi serve tutto ciò, non serve a nessuno. Serve ragionare invece. L'Atalanta, l'esempio citato da tutti. Perché fa l'Atalanta? Perché non si è venduto nessuno, né Zapata, né Muriel, né qualsiasi altro dei suoi Gosens, eccetera. Ma ha fatto 80 milioni. 40 vendendo Tello, un ragazzo di 18 anni, al Manchester United, e 40 vendendo Kulusevski alla Juventus. Si è finanziata con i soldi delle big, perché se i soldi non glieli dà la Juve e il Manchester United, l'Atalanta si deve vendere i gioielli per arrivare a certi livelli. Quindi è inutile che parliamo di cose astruse. Se non ci fossero i 15 stakeholders presunti della già abortita Super League, a chi li vendi i calciatori? Dove questi, per poter competere a certi livelli, devono pagare Ronaldo, Messi e soci? Perché se poi Messi, il presidente Barcellona dice io non ho i soldi per pagarti, te ne puoi andare, a Barcellona scendono in piazza. Perché hanno venduto Messi. Allora il Messi lo vogliono, però i soldi per pagarlo non ci sono. È un prodotto come il calcio che è sottovenduto dalla UEFA. Se qualcuno ha un progetto in mano che dice guardate che io sono capace di venderlo a tre volte tanto. Ora è chiaro che andava combattuta l'idea di un gruppo di feudatari che si perpetuano tra di loro senza il merito sportivo. Lo sport non può prescindere dal merito sportivo. È chiaro e deve essere evidente questa mia posizione. Non accetterò mai qualcuno che dirà di fare un campionato su invito o su associazione iniziale. Punto. Non esiste. Ma questa era un'occasione clamorosa per mettere le cose nel modo giusto, nel verso giusto. Perché il verso giusto qual è? Il verso giusto è avere un eccellente campionato europeo per club, migliori club d'Europa, così come hanno fatto nel basket con l'Eurolega. E poi però i fondatori di questo club, dei 16, dei 15, dei 20, se fanno male, escono fuori, come la Virtus Bologna non ha fatto bene, l'hanno buttata fuori. Perché se per 8 anni il Tottenham non fa risultato, l'Arsenal non fa risultato, va fuori. Se introduci il merito e salvi il concetto che una Super League si venderebbe a livelli mostruosi e offrirebbe uno spettacolo straordinario e che vedrebbe la partecipazione anche di italiane che col merito ci arrivano, sarebbe finalmente la Supercoppa dei Campioni, quella vera, non questa sbobba infame e vergognosa che ci stanno per propinare, perché devono prendere i consensi e scaldare i loro culi sulle sedie di neon con stipendi megagalattici.
dove sta la redistribuzione, dove sta la solidarietà? Il vero calcio che sta morendo è quello dilettantistico, è quello dei semiprofessionistici, è quello della C, è quello della D. Adesso noi stiamo consegnando a Ceferin il potere eterno sulla base del clamoroso autogol di Agnelli e soci, per far sì che di solidarietà e di redistribuzione non se ne parlerà proprio più, perché la UEFA sta andando in una direzione totalmente sbagliata e la Super League era la grande occasione per rimettere tutto nel verso giusto. Bastava solo correggere il format inserendo il motore di tutto, il merito. Pochi secondi, ripartiamo dopo le informazioni sul traffico. Un comunicato anche molto netto, dove dice: allora, abbiamo accettato l'invito alla Super League con la genuina intenzione di creare la miglior competizione europea per fan di tutto il mondo, tutelare gli interessi del club e della nostra tifoseria. Il cambiamento non è facile, ma l'evoluzione è necessaria. Ma la voce e la preoccupazione dei tifosi in tutto il mondo rispetto al progetto di Super League sono state forti e chiare, e il nostro club deve rimanere sensibile e attento all'opinione di chi ama questo meraviglioso sport. Continueremo ad impegnarci attivamente per definire un modello sostenibile per il mondo del calcio. Se l'intenzione è questa, ben venga Super League, Tizio League, Umberto League, Marco League, chiamatela come caspita vi pare, ben venga. Se l'intenzione è quella lei di non saper rispondere al merito sportivo e alla redistribuzione delle risorse, così come ha fatto Andrea Agnelli nelle due interviste a Repubblica e a Corriere dello Sport, siamo totalmente lontani dal vero. Io apprezzo molto invece quello che sta dicendo Umberto, non sono totalmente d'accordo con lui, ma lo apprezzo perché sta sviluppando dei concetti molto molto importanti. Allora, Umberto, ieri mi hai segnalato un pezzo che hai riscontrato sul Sole 24 Ore del collega Lello Naso. Lello, buongiorno, telefono con noi. Lello, buongiorno, Naso. Buongiorno, ciao, buongiorno, ciao, a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito. 10 punti, Lello, per cui la Superlega non era secondo te un'idea così peregrina. Come vedi, il dibattito è aperto, io ho una posizione nettamente contraria, Umberto ha parlato di presupposti invece, anche attraverso il tuo articolo, assolutamente riscontrabili. Riesci davvero in tempi radiofonici, 45 secondi, un minuto, a spiegarmi i motivi di questi 10 punti favorevoli alla Superlega? Ma i 10 punti, allora, alcuni, come dicevo in premessa, segni seri e alcuni buoni, altri meno, onestamente 10 punti. Però io penso che il punto essenziale sia questo, che il calcio così com'è è destinato a tracollare, perché c'è un distacco sempre maggiore dei tifosi e soprattutto perché le società di calcio stanno andando tutte gambe all'aria. Allora, ci sono dei momenti della storia in cui, anche la storia piccola, quella del calcio, in cui ci sono delle fughe in avanti, degli strappi, delle cose che rompono la monotonia destinata a far affondare tutto. La Superlega poteva essere questa occasione qua, e spero che non sia ancora, non perché si faccia la Superlega, ma perché il calcio finalmente capisca che si deve mettere a sistemare le sue cose seriamente, i suoi conti, le sue società, le sue regole, i presupposti perché lo stesso lavoro possa continuare. Quindi 10 punti, le 10 idee a favore della Superlega nascevano soprattutto dalla constatazione che questo stato di sfascio porterà il calcio prima o poi al tracollo. Allora, diamo anche il buongiorno, il buon pomeriggio a Luca Telese. Ciao Luca. Ciao. Allora Luca, t'ho visto bello attivo su Twitter sul tema Superlega. Che cosa ne pensi della Superlega? Una cosa, ho scritto su tpi.it per chi vuole, ma una cosa oscena, invereconda, immorale, stupida, da miliardari rincoglioniti, come questa non si era mai vista. Veramente premio Oscar testa di pirla, e Andrea Agnelli è la faccia che splendidamente riassume in sé tutte queste caratteristiche.
Umberto Chiarello, hai sentito Lello, hai sentito Luca? Umberto è diventato un agnellino, distrutta una carriera, una reputazione, è diventato un sostenitore di agnelli. Umberto Chiarello. Allora, io le offese non le accetto. Bianco-nero, una zebrina, anni di battaglie morali, distrutte così, in polvere. Con Florentino Perez, veniamo a cose serie, visto che ti piace scherzare. È evidente ed è chiaro che era un progetto irrealizzabile e che andava combattuto per come l'avevano proposto. La mancanza del merito sportivo è inaccettabile e su quello si alzano tutte le barricate del mondo. Quindi si apre e si chiude la discussione in un nanosecondo. Era un progetto orrendo, fetido e che andava bocciato per come era stato proposto. Però, e a questo punto c'è un ragionamento da fare, dobbiamo ragionare sul calcio, oltre che impiccare e fare i forcaioli con chi ha provato a fare un golpe come Perez o come Agnelli. Dobbiamo ragionare sul fatto che il calcio non regge questo sistema, che la pandemia non è la causa ma è stata l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, che siamo ancora ostaggio di gente come Messi che fa fallire un club per quanto guadagna, un Cristiano Ronaldo o un Gigi Donnarumma che 8 milioni dal Milan netti a 22 anni li rifiuta, a 21 anni del 99, a 22 sì, li rifiuta. Questo sistema non può andare avanti così. E se ci sta la possibilità di creare una competizione che triplica i guadagni e consente ai club guida del calcio, quelli che vincono da 20 anni sistematicamente, di poter organizzare una competizione attrattiva, bella, che piace e che porta soldi, perché buttare il progetto a mare invece di recuperare il progetto piegandolo a quello che è il principio base del merito sportivo? Perché se tu a questo progetto inserisci il merito sportivo, finalmente fai la vera Coppa dei Campioni, non sta sbobba inguardabile che ci stanno propinando, la vera Coppa dei Campioni, dove possono arrivarci anche altre squadre, perché con l'introduzione del merito sportivo salvi lo sport, ma finalmente dai un prodotto attrattivo e che è a livello di NBA, NFL, Formula 1, dove oggi invece il calcio se lo sogna solo di poter arrivare, perché invece di fare la Coppa dei Campioni seria, come ce l'avevamo 40 anni fa, facciamo la Conference League, che non serve manco per fare il torneo dei bar di quartiere. Vabbè, allora voglio una risposta di Luca e poi arrivo subito anche da Lello. Dico solo che la Juventus ha fatto un comunicato nel quale rinuncia evidentemente alla Superlega, pur rimanendo convinta della fondatezza dei presupposti sportivi, commerciali e legali. Ovviamente merito e tifosi non state diventando proprio tutti tifosi del vero despota che si chiama Čeferin. Allora Luca, signori, sei un gradi, tifoso, è lui che ci tiene per le palle. Sei un tifoso di Čeferin, Luca, e poi lo chiedo anche a Lello, sei un tifoso di Čeferin? Sei ma un tifoso di Čeferin? Cioè, gli italiani neanche sanno chi è Čeferin. No, ma il tema è che non proprio non regge, perché il gap economico va ridotto, non va allargato, e se si fa il club dei super ricchi il gap economico cresce e i campionati nazionali diventano dei tornei amatoriali, quindi è proprio una cosa senza capo né coda. Cioè, se un merito ce l'ha la Super League, che ha indicato la strada opposta a quello che bisogna fare, e se rompono ancora il cazzo vanno tutti i retrocessi d'ufficio, punto, d'ufficio senza A e né B. Poi la menzogna, questi che erano delegati della Lega, come ha raccontato Cairo. E questo è un altro discorso, su quello ci possiamo sbizzarrire, Luca. I comportamenti ci possiamo sbizzarrire. A mezzanotte accendono il sito. A me piace tanto quel meme che sta girando, resistato anche voi, che c'è la chat Super League. Sì, che lasciano la chat. Scrive, e allora che si fa? E c'è scritto Chelsea abbandonato, Manchester abbandonato. La Juve che scrive, che succede? Fammi sentire Lello. Che cosa vuoi aggiungere? Che cosa vuoi aggiungere? Sono un tifoso di Čeferin. Sei un tifoso di Čeferin?
Ha ragione Umberto, ha ragione Luca, chi ha ragione? Ma io penso che Umberto abbia detto con pacatezza delle cose. Luca si diverte a provocare e lo capisco anche. Io sinceramente in quell'articolo per cui mi chiamate dicevo che i motivi sono semiseri e che le ragioni sono in parte buone e in parte no, per dire sì alla Superlega. La ragione principale per cui non si poteva dire sì alla Superlega in quel modo era che il merito era troppo piccolo e quindi bisognava allargare i criteri di merito per entrare nella Superlega e tenere uno zoccolo duro a tempo, come fa il basket, di società guida per meriti sportivi accumulati negli anni e per altre cose che sono anche gli stati di proprietà, eccetera, eccetera, tutto quello che ci raccontiamo, che possono fare la guida per portare altri 4-5 miliardi aggiuntivi al sistema che andavano poi in parte redistribuiti agli altri. Perché ora non è che non prendiamoci in giro, Guardiola non può prenderci in giro. Guardiola, la sua squadra, il City, ha speso 2,5 miliardi di euro in 5 anni per le campagne acquisti. Perché Etihad, che è una società controllata dal proprietario del Manchester City, sponsorizza il centro d'allenamento del Manchester City per una cifra che non sta né in cielo né in terra. Quindi già il merito e la fatica e il sudore che stilla dalla fronte di Guardiola mi fa ridere. Il merito è già bello che è andato. Rummenigge, che parla di competizione alla pari, di calcio, pane e salame, di cose, si può permettere questo dall'alto di un sistema, quello tedesco, che hanno costruito a misura di Bayer, che gli permette di vincere il campionato per 10 anni consecutivi e gli permette di fare e disfare quello che gli pare e piace con la sponsorizzazione, la costruzione dello stadio, il vendere e ricomprarsi lo stadio. Per cui siamo già in un sistema che non è un sistema basato sul merito e sul calcio pane e salame, un sistema in cui neanche il Barcellona e il Real Madrid, che hanno l'azionariato popolare, reggono e sono sommersi dai debiti. Allora, o si mette mani alle basi di questo sistema, riscrivendo le regole seriamente. Per esempio, dico, in Italia il campionato a 20 squadre lo abbiamo fatto perché c'era il ricorso del Catania al SAR, ed è una cosa che mina il sistema. Queste robe qua sono ridicole per business di queste portate, di queste dimensioni, perché oggi si fa lì la famiglia Sensi è arrivata sull'orlo del fallimento per portare lo scudetto a Roma, ed erano ancora tempi eroici quelli. Figuriamoci adesso se si può chiedere a delle società di mettere a rischio la loro esistenza perché c'è il calcio. Fammi sentire questo balocco del calcio. Conoscete i tempi della radio, vi devo salutare. Voglio però, Luca, 15 secondi di risposta, perché sentivo che volevi di qualcosa. Ti prego di essere veramente telegrafico. Churchill diceva che la democrazia è il peggior sistema più di tutti gli altri, quindi il sistema che abbiamo difeso oggi è perfetto. No, ma se uno va verso il golpe e la dittatura si allontana molto, quindi questa è la soluzione migliore data l'alternativa che è peggiore. Grazie Ciao. Davvero a Luca Telese, a Lello Naso per essere stati con noi. Ovviamente noi continueremo questo dibattito subito dopo un brevissimo stop and go. Eccoci tornati in diretta, è un piacere ospitare per noi Marco Bellinazzo. Ciao Marco, eccoci qui. Eccomi, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te, caro Marco. Umberto Chiariello, mi hai chiesto fortemente la presenza di Marco, ovviamente per noi è prezioso ascoltare le sue opinioni, soprattutto su questi temi. A te, caro Umberto, una prima considerazione, una prima domanda per Marco. Sì. Marco, io devo dire che ho molto apprezzato la tua posizione, che non è certamente quella del mainstreaming in questo momento, perché mi sembra uno dei pochi tentativi di ragionare sul problema, oltre che dargli all'untore, perché è evidente che il tentativo di abbattere il merito sportivo è indecente, ma c'è dell'altro però oltre questo.
Marco, non so se hai sentito la domanda. Sì, no, no, sì, ho sentito, saluto Umberto. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, io credo che insomma chi fa il giornalista deve analizzare, informare e dare tutto il contorno di quelle che sono le operazioni, piacciono o non piacciono. Sicuramente la Super League, né così come è stata, è passata diciamo anche nell'opinione pubblica, e per colpa di chi l'ha comunicata, perché la gente non capisce, è colpa di chi comunica. Se ti crei nemici in tutto il mondo vuol dire che hai comunicato male, anche se avessi avuto le migliori intenzioni di questo pianeta non varrebbe nulla. E allora quella non era la risposta, perché appunto non puoi spezzare proprio nell'interesse dell'industria del calcio il cordone ombelicale con la passione della gente, che è espressa dal merito sportivo e della concorrenza, della competizione. Allo stesso tempo però diciamo la melassa ipocrita che ho visto in questi giorni, queste 48 ore, a partire anche dai vertici politici dei paesi, è effettivamente poco apprezzabile dal punto di vista di chi appunto questi fenomeni li conosce, di chi si rende conto che invocare il merito sportivo, la funzione sociale dello sport semplicemente per fare demagogia e cavalcare l'onda dei tifosi senza chiedersi se ci sono problemi gravi e se quel merito sportivo in realtà è tutelato dal sistema che si vuole conservare, significa appunto fare demagogia e non informazione, non andare a risolvere i problemi. La Superlega, come ho detto, in quel modo lì assolutamente non mi piaceva, ma la Superlega deve nascere una nuova Superlega, perché la Superlega che la UEFA dice di aver combattuto in realtà l'ha già creata la UEFA. L'ha già creata in questi 15 anni in cui tra il modello di applicazione del fair play finanziario e il modello di Champions iperpremiante dal punto di vista monetario rispetto all'Europa League, ha fatto sì che si sia creato un oligopolio di 12 squadre, guarda caso quelle che volevano poi staccarsi dalla UEFA, che non solo ha fatturati che per il resto del mondo sono irraggiungibili da 400 milioni in su, ma che poi appunto perché ha questa forza economica vince in patria e fuori. E allora in questo senso ci si deve chiedere come andare invece a creare più valore redistribuendolo a quei 15-20 club che stanno dietro i ricchi affinché possano crescere, e come redistribuirlo poi alle altre centinaia di club che nella filiera calcistica arrivano dal vertice fino ai territori, ai campanili per quanto riguarda l'Italia, e dunque alle giovanili e tutti i giovanili, e quindi a quel calcio più vero e genuino che noi amiamo. Questa diciamo è l'esigenza che deve essere la base non tanto della Superlega o di una nuova Superlega che nasca in contrapposizione tra gli attori, tra club e organizzazioni calcistiche e politiche, ma che nasca dalla consapevolezza dei problemi e da una condivisione degli obiettivi e della risoluzione dunque di questi problemi. Da questo punto di vista mi sarei aspettato da una UEFA che ha creato le condizioni per l'oligopolio e per la mancanza di merito sportivo uno scatto ulteriore nella realizzazione di quella Super Champions che ci è stata presentata e che dovrebbe valere dal 2024, che non risolve nessuno di questi problemi, anzi forse li aggrava. E un'ultima cosa mi viene da dire, e che sinceramente non capisco se non appunto in questo cortocircuito informativo che si è creato nelle ultime 48 ore, la gioia di tutti quei tifosi delle squadre non ricche che gioiscono per l'abbattimento di questo mostro che era la Superlega, senza rendersi conto che il loro club, pur invocando il merito sportivo, da 10-15 anni mai possono concorrere seriamente per andare a vincere un campionato nazionale, a men che meno la Champions. E se le cose restano così, mai lo potranno fare seriamente per i prossimi 20-25 anni, all'annesso chiaramente di qualche sempre è più rara eccezione. Perfetto quello che stai dicendo, Marco. Ti do dei dati che sono frutto di alcune rilevazioni statistiche che ho fatto. Da quando esistono i diritti televisivi, negli ultimi 20 anni, da quando c'è questa Formula Champions, non più la Coppa dei Campioni, il Real Madrid ha vinto 5 edizioni, Barcellona 4, il Bayern 3, 2 Liverpool, 2 il Milan, 1 il Chelsea, 1 il Manchester, 1 l'Inter. Su 20 competizioni, 19 le hanno vinte gli stakeholders della Super League, cioè i fondatori.
Una sola ha vinto, quella di Mourinho, il Porto nel 2004, unica edizione fuori dal coro. Negli anni 80-90 invece, quando non c'erano i diritti televisivi, ci furono le vittorie di Olympique Marsiglia, Ajax, Stella Rossa, Borussia Dortmund, Steaua Bucarest, Porto, PSV, Hamburgo e Aston Villa. Cioè ben 9 squadre su 20 che non avevano il lignaggio per vincere una Champions League. Stiamo parlando di una dittatura già in atto da oltre 20 anni e oggi si grida allo scandalo, quando in effetti lo scandalo è più che perpetrato dalla UEFA, che invece di fare le cose serie crea la Confederation Cup, la Conference Cup, che è una fetenzia mostruosa, e il progetto di riforma della Champions dal 24 in poi è un obbrobrio pazzesco. Marco? È così, oggettivamente, guarda, non per citare i libri, che è sempre antipatico, ma per dire come il tema fosse ben chiaro, che all'Est World Economy del 2015 può trovare lì già dei paragrafi in cui si definiva esattamente il rischio cristallizzazione e il rischio di ammazzare il calcio e il merito sportivo, che è dovuto non certo alla Superlega. Beh, Marco, a noi non resta che ringraziarti, ovviamente, che salutarti e augurarti buon lavoro. Grazie, grazie a voi e buon lavoro a voi. Grazie, grazie a Marco Bellinazzo, collega del Sole 24 Ore. Claudio De Vito, Claudione. Eccoci qua. Claudio, eccoci, ma qua. Tu sei favorevole o contrario alla Superliga? Beh, cioè... Vabbè, che adesso è durata due giorni. Sì, sì. No, ci sono delle cose da rivedere, chiaramente, ma non in questo modo. Però ecco, era tutta veramente una boutade. Alla fine si è rivelata una bolla. Che meraviglia. Una bolla di sapone. Si sta chiedendo scusa ai tifosi, no? Perché poi la cosa andava contro chiaramente quello che poi è l'essenza del calcio. Va bene, staremo a vedere come se la giocheranno lì tra UEFA e quant'altro. L'Avellino invece se la giocherà tra un'oretta, ma nel senso che non va in campo, attende il risultato di Juve Stabia Catanzaro, partita cruciale per vedere e capire se questo Catanzaro potrà essere fermato da una Juve Stabia comunque in forma, in grado di farlo, perché poi approccerebbe in maniera differente la gara con il Teramo, che va vinta a prescindere per sgombrare il campo definitivamente da ogni dubbio e blindare una volta per tutte questo benedetto secondo posto che gli dà tantissimi vantaggi per quanto riguarda i playoff. C'è però anche l'argomento nuovo stadio. Sabato la presentazione dello studio di fattibilità, si capirà un po' come sarà fatto il nuovo Partenio Lombardi, se come sembra ad oggi si chiamerà così, e da questo punto di vista c'è un fattore romantico, anche un risvolto affettivo, c'è chi va verso la modernità, chi è più romantico, insomma nel mezzo ci siamo noi che valuteremo un po' insieme ai nostri amici, i nostri tifosi, questo aspetto, in attesa di capire come sarà il nuovo stadio. Ed allora, nuovo impianto, Juve Stabia Catanzaro, ovviamente i fatti di casa Avellino per quanto riguarda il campo e la marcia di avvicinamento alla gara del Teramo, tutto questo e tanto altro tra poco al pomeriggio da Supereroe. Ciao ragazzi. Grazie, grazie Claudio. Per quanto ci riguarda proveremo anche a parlare di Lazio. No Marco, prima di chiudere l'ora, Marco, dimmi pochissimi secondi, vai. Che sia chiara una precisazione: io non sono contrario alla Super League, io sono contrario a questa Super League proposta da Agnelli e soci. Cioè, ribadisco, ribalto il problema: io sono contrario a questa Super League, ma non sono contrario a una Super League dove ci siano promozioni e retrocessioni. E questo mi sembra il presupposto dal quale ripartire. Lo faremo anche alle 14, dove evidentemente parleremo nello speciale Napoli anche della partita che domani vedrà gli azzurri contrapposti alla Lazio. Punto Nuovo Sport Show. 100 secondi con Enrico Mentana. Due edizioni giornaliere per scoprire l'attualità che diventa notizia. I principali fatti di cronaca, economia e politica italiana e internazionale da commentare e interpretare insieme. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Punto Nuovo. Come deve essere un'alimentazione sana e bilanciata per i tuoi animali? Vieni a scoprirlo da Arca Planet.
Anche questo mese i Pet Specialist Arca Planet ti aiutano a scegliere il meglio. E fino al 25 aprile trovi il 3x2 su Gourmet Diamant da 85 grammi. Trainer Natural Dog Medium Maxi da 12 kg al 20% di sconto. E le diete veterinarie Intestinal con sconti fino al 30%. Ti aspettiamo negli oltre 370 store e online. Qualunque sia la tua storia, Arca Planet è il tuo store. Radio Punto Nuovo. Per il tuo business più visibilità, spazio pubblicità. L'agenzia specializzata in campagne pubblicitarie per esterni. Per la città di Avellino e provincia, affissione poster e manifesti di piccolo formato. Noleggio vela itinerante illuminata 6x3. Distribuzione flyer pubblicitari con geolocalizzazione in tempo reale. Stampa di qualsiasi supporto pubblicitario. Spazio pubblicità. Strategie di comunicazione dal 1988. 0825 74 530. Spazio pubblicità. .biz. Lo avete sentito? Certamente ha acquistato i pneumatici da Cardito Gomme. Come faccio a saperlo? Provate ad immaginarlo. Cardito Gomme, solo pneumatici di prima scelta venduti al dettaglio con prezzi da grossista. Pagamenti personalizzati, polizza contro atti vandalici ed eventi accidentali, pre-revisioni, servizio moto, riparazioni cerchi in lega, gonfiaggio con azoto. Cardito Gomme, ad Ariano Irpino, adiacente casa circondariale. Telefono 0825 89 16 02. www.carditogomme.it. Cardito Gomme, il numero uno per prezzo, servizio e scelta. Prenota il tuo cambio stagionale e riceverai un super prezzo. Punto Nuovo Sport Show. Speciale Napoli. Oh, allora, domani il Napoli affronta la Lazio in una partita decisiva probabilmente per l'accesso alla Champions League che abbiamo preservato. Poi piaccia o non piaccia, l'abbiamo preservata la Champions League. Napoli che giocherà senza Diego Demme ed è un'assenza secondo me molto 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 rilevante per il Napoli. Nel frattempo si parla urbi e torbi della possibilità menzionata anche in questa emittente diverse settimane or sono che il favorito di De Laurentiis sia diventato Luciano Spalletti per la prossima stagione. De Laurentiis che ieri ha fatto un tweet nel quale evidentemente ha non ha né confermato né smentito i contatti. JP Key, intendendo JP Morgan, la scorsa notte dormivo, hashtag ADL. Dei fatti noi sappiamo benissimo, abbiamo conferme dirette, che JP Morgan, emissari di questa benedetta Superlega, il Napoli l'hanno contattato, o comunque ci sono stati, non so chi ha contattato chi, dei contatti piuttosto importanti. Poi che De Laurentiis abbia sentito l'aria puzzare prima degli altri è dote che gli è piuttosto riconosciuta. Voglio dare subito il buon pomeriggio al condirettore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano. Ciao direttore, buongiorno. Buongiorno a voi. E buongiorno a Paolo De Paola. Ciao Paolo, eccoci qui. Ciao a tutti, saluto Alessandro. Allora, saluto anch'io Paolo. Allora, Paolo De Paola, devi sapere, caro direttore Barbano, che è l'unico uomo in Europa che voleva, così com'è, come è stata concepita, la Superlega. Paolo, sei l'unica in Europa che la voleva così come è stata concepita. Ma insomma, così come concepita, magari bisogna domandare anche a un miliardo, fare un sondaggio fra un miliardo di tifosi che seguono le 12 squadre che dovevano essere le fondatrici. Insomma, io non mi sbilancerei solo con un numero così piccolo, magari qualche numero in più ci sarebbe. Ma il mio apprezzamento era solo perché si voleva fare qualcosa di diverso rispetto all'immobilismo di un calcio che non cambia mai, che non cambia le sue regole interne, non fa riforme. È ridicolo a livello UEFA per quanto riguarda il finanziario. Apprezzavo il tentativo da parte anche di club, chiamiamoli ricchi, anche se ricchi non sono più, di proporre una manifestazione diversa, un qualche cosa di diverso, per uscire dall'impasse di due grandi questioni: la disaffezione dei giovani nei confronti del calcio e la questione economica, che in qualche modo sta ormai ostacolando, soprattutto con la pandemia,
diciamo, le risorse di questi grandi club, che comunque, ecco, non dimentichiamolo mai, sono il movimento trainante del calcio e a loro volta sono il movimento trainante dello sport, essendo il calcio di vertice il movimento che trascina tutti gli altri sport. Quindi per quanto riguarda il termine popolare, ecco, è molto popolare il calcio di queste squadre, perché appunto è seguito da 1 miliardo di tifosi. Alessandro Barbano e poi vado da Umberto Chiariello. Ma io, guarda, io non amo le secessioni, io sono un riformista, quindi non amo le rivoluzioni. Quindi come tale il mio giudizio è condizionato da questa impostazione, per così dire, ideologica. Il calcio è in crisi per una serie di fattori, c'è un processo di finanziarizzazione esasperato, c'è un management scarsamente qualificato che ha commesso errori e ne porta la responsabilità, c'è una crisi istituzionale indubbiamente che consegue anche al fatto che manca un ricambio di classi dirigenti, e poi c'è un cambiamento di tendenze da parte del pubblico rispetto alla fruizione, soprattutto dei più giovani, che rischiano di mettere il calcio in grande difficoltà, e questo sicuramente è un problema che va affrontato. Però siccome io non amo le rivoluzioni, credo che la crisi del calcio sia un po' il parallelo di quella che è la crisi dello Stato-nazione nella democrazia europea. E come si cura? Riconoscendo all'Europa di essere una struttura sovranazionale più forte senza mortificare le singole statualità. Io credo che si potesse, si dovesse e si possa ancora fare una Coppa dei Campioni che diventi un campionato europeo a cui si acceda per merito sportivo, e quindi con un rapporto di interazione e di rispetto per i singoli campionati europei, che il rischio sportivo sia connesso al merito, evidentemente, no? Però rafforzando la dimensione europea, perché è vero che non si può pensare che noi vendiamo i diritti TV Crotone Spezia e Crotone Spezia possa essere l'offerta oggi vendibile sul mercato dei diritti TV. Occorre rafforzare l'appetibilità del calcio. Quindi questo si poteva e si può ancora fare. Fare invece una secessione, cioè battere moneta propria sostanzialmente, e fare un campionato dei più ricchi e dei più forti, che poi però sono i più ricchi e più forti finanziariamente, quindi di fatto si tratta di limitare il rischio d'impresa, no? Con un cartello monopolistico che somiglia a una specie di politica iperstatalista, perché ogni monopolio coincide con lo statalismo sostanzialmente. Cioè io escludo il rischio d'impresa, io sto dentro un gruppo di 20 squadre che sono sempre le stesse o quasi tutte sempre le stesse, sulla base dell'accordo pattuito all'inizio della dimensione finanziaria, e quindi il merito sportivo non c'entra, non conta più, e soprattutto non c'è più un rapporto con i campionati nazionali, e quindi i campionati nazionali è chiaro che degradano a un oggetto di serie B di fatto. Ecco, questa è la morte del calcio che in Europa è concepito come posso dire, come collegato strettamente all'idea di merito sportivo, cioè all'idea che anche Davide possa battere Golia. Okay. Se si elimina la possibilità che Leicester possa vincere il campionato inglese, o che piuttosto l'Atalanta possa vincere la Coppa dei Campioni, o possa battere la Juve come è accaduto giorni fa, e il calcio è finito. Questo è il punto. Quindi mentre la necessità di cambiare i campionati, di adeguarli alle necessità del cambiamento dei gusti e della dimensione europea che il calcio ha assunto è un'urgenza da rispettare, quello che ha fatto Agnelli e i suoi sodali, tra l'altro conforme e con un metodo assolutamente carbonaro, eversivo, privo di qualunque rispetto istituzionale, menzognero, che non è qualificabile, quella è una vergogna nazionale di cui devono vergognarsi facendo marcia indietro. Mi pare che questo sia accaduto. Allora, dopodiché le istituzioni sono grandi e rispetteranno questo errore, nessuno deve pagare pegno, ma certo non si può pensare
di soggiacere alle pizze. Ecco. Qualche sedicente golpista. Però tra un attimo vi chiedo anche se Agnelli si deve dimettere dal vostro punto di vista. Voglio sentire Umberto Chiariello, che ha ascoltato ovviamente le vostre riflessioni. Ecco, allora la risposta è già arrivata. Umberto, una tua riflessione su quello che hai ascoltato e naturalmente anche qualche tua domanda. Come Barbano io sono un riformista e quindi non guardo con favore agli strappi rivoluzionari. Anche perché la rivoluzione comporta sempre i morti, io non credo alla morte come male necessario. Questa non era una rivoluzione, questa era un golpe controrivoluzionario, cioè stavamo parlando del medioevo calcistico, eliminare il merito per diritto di censo o di nascita certamente ci fa tornare con l'orologio indietro di qualche centinaio d'anni. Però io non amo buttare mai il bambino con tutti i panni a mare. C'era di buono in questo progetto, che era necessario per certi aspetti. Ha ragione De Paola quando dice che la situazione per come si è cristallizzata non va bene, che qualcosa va fatto, e andava colta l'occasione per dialogare. Purtroppo l'alzata di scudi di governanti, di popolazione, di tifosi, il populismo, perché l'hanno venduta male, sono stati incapaci di vendere questo progetto e di presentarlo bene. L'avessero presentato come un campionato con promozioni e retrocessioni, anche se limitati a poche unità, probabilmente con l'inserimento del merito sportivo era difendibile. Così come l'hanno presentato non lo era, ma non è parso vero a Ceferini di poter ammazzare il bambino nella culla perché gli va a toccare i suoi interessi, perché il vero problema è la UEFA, non gli Agnelli di turno. Paolo e poi di nuovo il direttore Barbano, prego. Sì, due aspetti. Il primo, con tutta la pandemia che è in corso, voi guardate quanto è popolare il calcio da far intervenire tre governanti del livello di Draghi, di Macron e di Johnson. Cioè, io resto veramente sbalordito, diciamo, da questo intervento a gamba tesa, oltretutto su interessi che riguardano un'impresa privata. È un'industria importante, quella del calcio sicuramente, ma sono imprenditori privati. E quindi non mi piace, proprio io condanno questo intervento statalista del governo su delle imprese private che chiaramente possono avere tutto il diritto di fare quello che vogliono a livello economico, chiaramente all'interno di regolamenti che evidentemente con tutto lo scuolo di legali che hanno come seguito hanno previsto. Quindi mi sembra veramente un intervento fuori luogo di sia di Draghi, sia di Macron e sia di Johnson. Prima cosa, sollecitati sicuramente anche dai social, da queste tifoserie, ma anche da lobby che riguardano il calcio, e non soltanto il calcio popolare, per me, non quello dei ricchi, ma popolare, che riguarda le grandissime squadre. Poi, seconda cosa sulla quale io vorrei essere molto chiaro, Agnelli ha fatto una figuraccia, cioè è entrato su un argomento del genere in una maniera subdola, carbonara, odiosa, svelando una cosa che per me aveva assolutamente dignità, perché anche come elemento di rottura rispetto a riforme mai fatte e che stagnano da anni, e contro l'UEFA che merita lezioni di questo genere, perché con il financial fair play per quanto riguarda PSG e Manchester City ha fatto delle cose scandalose, e quando tu vai a favorire determinate squadre a scapito di altre squadre che comunque si battono per i primi posti e fanno parte di un movimento trainante, sicuramente le fai, anche da un punto di vista economico. Noto che le squadre inglesi per ritirarsi hanno dovuto prendere delle prebende, perché questo hanno preso, soldi, evidentemente per aggiustare i conti, come quelli del Tottenham per lo sbilancio dovuto allo stadio, oppure quello di altri problemi che riguardano anche diciamo una scarsa attenzione ai bilanci pure per le squadre inglesi, per le società inglesi. Quindi io dico, intervento sbagliato nella procedura e nei modi, ma assolutamente importante, tanto è vero che oggi vedo con grande favore che da parte di tutti gli osservatori e quelli che si occupano di queste cose si prende carico di un problema che il calcio ha, ed è ineludibile a questo punto, non si può superare questo problema, perché è vero che critichiamo tutti le grandi squadre perché comprano i grandi campioni, ma chi glielo chiede di comprare i grandi campioni? Ma parliamoci chiaramente, se il Real Madrid non vince
il campionato, la Liga per 3 anni di seguito, a cacciano il presidente. Chi sono quelli che tifano e che vogliono i giocatori e i campioni? Chi sono quelli che hanno creato? I tifosi che adesso chiaramente una parte di questi vede questo come l'elemento disturbatore terroristico rispetto al merito. Ma qua non si sta parlando di merito o meno, si sta parlando di una formula diversa, nemmeno paragonabile all'NBA, che non c'entra niente, ma che comunque ha quelle caratteristiche: numero chiuso, mancanza di retrocessioni, diciamo ricchezze più o meno equilibrate e regole. Perché qual è lo scopo finale? Imporre delle regole alle squadre di vertice che neanche l'UEFA, che attraverso il finanza per pay, è riuscita a imporre, e calmierare anche gli ingaggi. Perché i giocatori sono contrari? Perché hanno capito l'antifono. Perché gli allenatori sono contrari? Ma la finiamo con l'ipocrisia delle parole di Gosens o di De Zerbi? Ma scusatemi, per me la ricchezza, sapete qual è la ricchezza? È quella di un proprietario benestante e ricco che si fa il suo giocattolo in casa. Si può chiamare anche il signor Squinti, che si fa lo stadio, si fa la squadra. E il seguito qual è di questa squadra? 10.000? 9.000 spettatori? Le parole di De Zerbi sono completamente fuori luogo. Il giocattolo Sassuolo c'è perché c'è la Juventus, oppure perché c'è un grande imprenditore paperone sul luogo che si è fatto il suo giocattolo. Ma lo stesso discorso vale per il Benevento, lo stesso discorso vale per il Frosinone, lo stesso discorso vale per il Crotone. Sono giocattoli di famiglia che si sono permessi grazie, non perché c'è un movimento popolare. Allora, se ci fosse un movimento popolare, bisogna guardare a realtà come quelle di Foggia, quelle di Taranto, quelle di Catania, quelle di Palermo. Queste sono le grandi piazze, quelle Bari pure, che sono escluse dal calcio. Non è il signorotto locale che ha il suo feudo, che però ha un seguito che è pari a zero. E in cui c'è l'allenatore che si scandalizza perché non gli fanno vedere come gioca bene la sua squadra. Ma andiamo, quello è il naif del calcio, non l'elemento popolare che accomuna le grandi squadre. Agnelli si deve dimettere, Paolo, dimmi solo sì o no. Ma Agnelli ha fatto una figuraccia, devo dire la verità, quindi ogni cosa che può comportare delle conseguenze ci sta per me, ecco, perché ecco. Io non ho mai visto una cosa del genere, cioè non ho mai visto uno che, perché a me ha deluso il fatto che non l'abbiano portata avanti, sia chiaro. Ecco. Non è che ha deluso. No, ma il concetto è chiaro, fammi sentire anche Barbano. Ha deluso, poi le modalità sono state sbagliate assolutamente, ma addirittura cedere terreno, vedersi sfilare il famoso patto di sangue che avevano fatto le squadre e le sei inglesi sono sparite subito e tutte le altre hanno avanzato i dubbi, beh, è una figuraccia colossale. Direttore, che cosa vuoi aggiungere rispetto a quello che ha detto anche Paolo De Paola? Ma se Draghi cospirasse segretamente con Putin per uscire dall'Unione Europea, si dovrebbe dimettere oppure no? Io penso di sì. Chiaro che un rappresentante istituzionale che si muove dentro la logica di secessione senza dirlo a nessuno, la cosa migliore che possa fare è dimettersi. Poi farà il presidente, ma certo non può avere incarichi istituzionali, voglio dire. Non gli è richiesto nessun colpa, perché non ci serve la mia colpa, ma si dimetta, faccia la migliore figura e la cosa migliore che possa fare. Che la politica non debba regolare questi processi, non sono d'accordo. Io sono un liberale. Non sono d'accordo per due motivi. A, perché dire che durante la pandemia ci stupisce che Draghi e altri... Allora, il calcio o è inessenziale e quindi come dato inessenziale e vale la serie B, oppure risponde a quelle attività dello spirito che sono la sfera emozionale, emotiva, affettiva degli individui, simili alla cultura, allo spettacolo, e che invece sono molto essenziali, perché altrimenti l'uomo è ridotto a una dimensione biologica e materialistica, mentre il calcio accende lo spirito e quindi è essenziale ed è legittimo quindi che anche un politico si occupi del calcio, tanto più se, pur essendo espressione di attività privata legittima, però ha una funzione pubblicistica, perché è un'attività che coinvolge miliardi di persone, quindi ha
sicuramente una valenza pubblicistica, e quindi tutte le imprese che legittimamente si muovono nel libero mercato ma con una valenza pubblicistica devono poter sottostare a delle regolamentazioni. La politica non deve evidentemente coartare la libertà, ma deve far rispettare la concorrenza, evitare i cartelli, così come avviene per esempio con Apple. Bisogna far pagare le tasse alle big tech. Allo stesso modo è legittimo che la politica intervenga per garantire la libera concorrenza delle imprese calcistiche, perché il mercato è un mercato non fatto di cartelli, di accordi che violano la concorrenza, ma è un mercato che vive di regole e di principi. Uno di questi principi è la libera concorrenza. Un altro principio del mercato sportivo è ancorare risultati sportivi al merito e non alla dimensione finanziaria. E quindi che la politica si faccia garante di questo equilibrio io lo trovo perfettamente congruo, sia rispetto al ruolo che la politica ha, sia rispetto a una visione liberale dell'economia e della vita. E ho detto tutto, grazie. Grazie, grazie. Allora, direttore Barbano, ti salutiamo, ti lasciamo alla tua giornata, buon lavoro. Grazie. Saluti a voi. Saluti grazie, a voi. Grazie, grazie ad Alessandro Barbano. Paolo De Paola, non stai litigando? No, dai, Paolo, non puoi dire che lo sport è un'organizzazione privata e che il calcio è un'organizzazione privata. È lo sport più popolare d'Europa e muove le folle. Tu sei meglio di me che noi avremo l'Italia cablata grazie allo streaming, non grazie alla DAD, per dirne una, no? Su questo non possiamo essere d'accordo. Su questo sì. Ma lo scopo di lucro dello sport non l'ho stabilito io, ma la legge Melandri. No, ma non quello è fuori discussione. Però non mi dire che i governanti non possono intervenire sullo sport, che è una delle cose che muove le folle e le passioni della gente. Questo mi pare normale. Sì, ma che l'abbiano fatto, secondo me, permetti populistica, è un altro discorso. Certo. No, io trovo esagerato il loro intervento. Mi sembra esagerato. Il più equilibrato è stato Draghi, che ha detto trovate una soluzione. Rispetto ai Macron ha proprio posto il divieto e Johnson lo stesso, tranne poi magari elargire qualche cosa alle sue società. Insomma, questo mi sembra. Ma lo sai che succede? Che ora andremo addosso da Agnelli e Frendino Perez, che hanno fatto una figuraccia pazzesca. Certo. E tutti saremo contenti di poter dare addosso a questi due signori che sono arroganti e padroni del vapore, ma questo mette la pietra tombale su solidarietà, redistribuzione, equità. Sono 20 anni che non vince nessun altro e per altri 20 anni sarà la stessa cosa e il calcio sarà sempre in crisi perché altri fondi non ne arriveranno. Quindi questa occasione perduta farà sì che il Medioevo torna lo stesso. Certo, verissimo. Purtroppo le ripercussioni non saranno soltanto queste, ma poi vediamo anche a livello europeo quello che succederà. Si parla di Agnelli, ma si parla degli stessi club. Ma poi io mi domando, perché poi è venuta fuori anche tutta la nostra, come dire, non dico italianità, ma questa sorta di, posso dirlo, dai, di provincialismo, per cui come dire, il desiderio di affossare le grandi squadre, avendo una visione miope del calcio, secondo me è troppo legata al tifo e a una devianza del tifo degli ultimi anni. E io ci sono per la competitività, per carità, ma sono convinto che con questa escalation di fatturati, e quindi proprio perché non esiste una sorta di calmiere, di moderazione per quanto riguarda procuratori e ingaggi, creerà sempre più una differenza fra grandi e piccole e ci sarà sempre più, anzi maggiore difficoltà, perché possa succedere la favola del Verona, la favola della Sampdoria, la favola di altre squadre che per solo 9 volte in 80 anni hanno interrotto il monopolio di Juventus, Inter e Milan. Ma adesso sarà ancora più difficile. Sì. Bene Paolo, grazie come sempre, un abbraccio. Grazie a voi, un saluto. Ciao, ciao, ciao Paolo. Grazie a Paolo De Paola. Ciao. Allora, pochi secondi, dai, stop and go e ripartiamo. Speriamo tra un attimo di avere con noi anche Maurizio Pistocchi. Davvero non si parla della partita. Ed è strano, perché è una partita che conta tantissimo. Si dirà, ma hai visto che sta succedendo? Ah, per carità, tutto vero.
non abbiamo neppure menzionato le partite che ci saranno oggi. Ad esempio c'è una partita particolare oggi, perché è la prima partita in Inghilterra del Tottenham senza Mourinho, che alle 19 affronta il Southampton. Poi ci sono tante altre partite in giro per l'Europa. In Italia alle 18.30 c'è Milan-Sassuolo, alle 20.45 Bologna-Torino, Crotone-Samp, Genoa-Benevento, importantissima per la zona salvezza, Juventus-Parma per capire se la Juventus si è ripresa, Spezia-Inter ed Udinese-Cagliari. Ieri la Fiorentina è andata a vincere in casa del Verona e poi ditemi ancora Juric, vabbè, comunque dettagli. Per quanto riguarda le partite di domani, alle 18.30 c'è Roma-Atalanta, alle 20.45 c'è Napoli-Lazio, Roma-Atalanta, Napoli-Lazio, Juventus-Parma, Milan-Sassuolo. Ormai l'Inter ha vinto lo scudetto, la lasciamo andare. Beh, Umbi, mi sembra di poter dire che questo non è un turno, non è un turno di quelli lì, tra virgolette, interlocutori. Questo è un turno che può dire tanto. Beh, ci sta Roma-Atalanta, che altro c'è? Napoli-Lazio. Allora, a parte la nostra. Milan-Sassuolo non è una passeggiata di salute. Ma levati davanti. Ma come? Vabbè, fammi andare subito da Maurizio Pistocchi. Fammi andare subito da Maurizio Pistocchi. Perché siete due populisti. Ma Maurizio, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Maurizio, sarà un turno importante per decidere la corsa Champions? Probabilmente sì. Tutti danno per assodato ormai delle situazioni che secondo me non sono per niente. Non sarà facile per la Juve battere il Parma, che ha l'acqua alla gola e la Juve non sta affatto bene, come abbiamo visto anche a Bergamo. Non sarà facile per il Napoli con la Lazio, non sarà facile per il Milan contro il Sassuolo, quindi sicuramente partite interessanti. Ma De Zerbi ti piace come allenatore? Perché Umberto continua a dire che vabbè, sì, è un bel prospetto, come se fosse un allenatore che chissà che cosa, che non ha fatto ancora niente. Per me De Zerbi è uno dei migliori tecnici che c'è in circolazione, ma guardando i principali 5 campionati europei. Ma allora, c'è da dire questo, sicuramente le idee di gioco sono molto interessanti, è una squadra che domina il palleggio, molto brava nel costruire da dietro, che ha un'idea di calcio, che è un'idea di calcio forte, non è un'idea di calcio banale. Ancora però dal punto di vista sia offensivo, cioè la qualità della finalizzazione, sia difensivo, secondo me c'è da lavorare. Questa è una squadra che ho visto contro l'Inter a San Siro dominare il palleggio per 90 minuti e fare un tiro in porta, un po' poco, e nello stesso tempo è una squadra che subisce molti gol, quindi vuol dire che ancora il sistema di gioco non è perfetto, e è chiaro che poi il sistema stesso dipende molto da... è ovvio. L'idea però è forte, l'idea mi piace, l'idea è un'idea da grande squadra, da grandissima squadra. Cioè. Quindi tu vedresti bene De Zerbi per esempio l'anno prossimo sulla panchina del Napoli? No. Dunque, il Napoli ha una rosa molto forte, come abbiamo detto spesso, la seconda rosa del campionato dopo quella della Juventus. Quindi sicuramente prendere De Zerbi, cioè se tu mi dici lo prenderesti per il Napoli, io dico sì, lo prenderei con qualche correttivo, ovviamente. Non ci sono tantissimi allenatori interessanti, no? A livello di Serie A. Per esempio Juric, di cui si è parlato a lungo, per il Napoli ha perso ieri la sua quarta sconfitta consecutiva. Mi sembra che sia non benissimo, no? Non benissimo. Quindi bisogna sempre analizzare anche il livello prestazionale, i giocatori che si hanno a disposizione. Io dico che di tutta quella banda lì finora quello che ha fatto più punti di tutti, come ben sappiamo, è Ballardini, e li ha fatti da subentrato, quindi vuol dire che è un allenatore di alto livello. Però ripeto, a me mi piace per l'idea di calcio che ha. Umberto? Dai che abbiamo ancora un paio di minuti con Maurizio, ma e poi lo salutiamo. Per me ci vuole un allenatore di fascia più alta. De Zerbi è una vera scommessa, ha delle potenzialità enormi, ma è una scommessa.
però ha anche una buona personalità. Non so se Italiano, per esempio, ha la personalità giusta per una piazza come Napoli. Perché vedi un allenatore come Giampaolo, che è un maestro di campo e poi non ha la personalità per certe piazze, non riesce a reggere. Bisogna avere, oltre che bravura e saper lavorare, bisogna avere personalità. E Napoli non è al di là della personalità, Umberto, no? Oggi l'allenatore da grande squadra deve sapere interpretare i giocatori e adeguare le sue idee alle qualità. Deve avere duttilità mentale, ma per esempio Sarri non ce l'ha la duttilità mentale, non ce l'aveva e comunque ha fatto bene, nel senso che quello forse è un aspetto che se ce l'hai è meglio, se non ce l'hai non cambia la vita. Quello che cambia la vita è che tu ti devi relazionare non più con 25 sconosciuti, ma con gente che comunque conta qualcosa e che ha stipendi da 5 milioni di euro. E per poterti relazionare con questa gente devi avere personalità. Sarri al primo giorno acchiappò al Biolo e gli disse: tu non sai difendere, campione del mondo, e la sera ne rideva in albergo. Però poi al Biolo, che era un bidone con Benitez, letteralmente inguardabile, divenne uno dei centrali più forti visti in circolazione negli ultimi anni. E quindi Maurizio Sarri è un allenatore completo, nel senso che lui ha fatto la tesi di laurea con Verzano con 5-4-2-3-1, a Empoli ha giocato col 4-3-1-2, è arrivato a Napoli, è partito col trequartista e ha finito col 4-3-3, alla Juventus ha fatto il 4-4-2, cioè questi sono gli allenatori da grande tempo. Non mi parlare di Sarri perché rispondi una porta aperta, cioè io dico che la differenza tra lui e Giampaolo, per esempio, è che Giampaolo è un buonissimo allenatore ma ha un'idea sola, come c'ha un'idea sola di Francesco, come c'ha sono parecchi gli allenatori che hanno un'idea sola in testa, no? E non va bene, non è una grande squadra, ci vuole un allenatore che ha dei De Zerbi non ha un'idea sola. Beh, no, ne ha mezza, infatti non ne ha una, ne ha mezza. Ma scherziamo, ha giocato a 4, ha giocato a 3, ha giocato 4-3-3, ha giocato a 4-2-3-1. Sì, però la base sua è il 4-2-3. Quello che ha fatto meglio, con cui ha fatto meglio a Sassuolo. Ripeto, è un allenatore molto interessante, ha delle idee brillanti, per quello che ci infatti è bello, è interessante, è interessante ma rischioso. Che cosa un po' di rischio lo devi correre. Ecco, che cosa rischia invece domani il dipende Napoli? Dagli obiettivi, dipende dagli obiettivi che hai. Se il Napoli va in Champions è un discorso, se non va in Champions va. Che cosa rischia invece il Napoli domani? E ti saluto, Maurizio. Napoli ha fatto una buona partita con l'Inter, ma anche in questa partita ha dimostrato alcune cose che nel modo di vedere devo assolutamente correggere. Per esempio, io lo dicevo a voi quando è stato preso, tu lo sai molto bene, Osimhen secondo me non è il giocatore giusto per giocare da prima punta in questa squadra. Perché? Perché nella gestione della palla, nel gioco spalle alla porta, nelle sponde, eccetera. Cioè, paradossalmente farebbe meglio all'Inter che al Napoli. Beh, ma non lo so, guarda che all'Inter non è facile giocare a punta perché i due attaccanti fanno dei movimenti sempre coordinati, uno viene incontro, l'altro va in profondità, si muovono sempre secondo degli schemi molto precisi. Lui è un giocatore, ve l'avevo descritto quando è arrivato al Napoli, un giocatore eccezionale negli spazi, se ha possibilità di giocare in campo aperto, ma in Italia il campo aperto non te lo dà nessuno, vengono a Napoli, si mettono agli ultimi 20 metri e ti fanno venire. E tu devi essere capace a giocare negli spazi stretti, cioè tra Mertens e lui c'è ancora la differenza dal giorno alla notte, cioè Mertens è sul bambo. Mertens sa fare tutto negli spazi stretti. Per quello salutarti Maurizio, da 1 a 10, che figura ha fatto, che brutta figura ha fatto Andrea Agnelli? Allora, io penso che oggi in tutte le imprese la cosa principale, la cosa più importante siano il marketing e la comunicazione. La Superlega, che aveva dei valori importanti dal punto di vista progettuale, è stata venduta male, presentata peggio e non si sono individuati nel momento cruciale quelli che erano i limiti che si potevano correggere. Io penso che John Elkann sia molto preoccupato da tutto quello che è successo, perché in questo momento il nome di Agnelli nel mondo, non
nel calcio italiano, ma nel mondo non è molto rispettato. Bene così, Maurizio, grazie, un abbraccio. Hai visto che ha detto Maurizio sui valori della Superlega? Lo vedi? Ma no, ma ma io ti ho detto che la Superlega è una cavolata come idea. Tu hai parlato di Hitler, tu hai parlato E lo confermo, ma lo confermo altre populista. Mille volte. Tu sei un massimalista populista. No, che io sia di estrema sinistra non ci sono proprio dubbi. Lo confermerò fino alla morte di essere una persona di estrema sinistra. Fino alla morte. Lista e la redistribuzione delle risorse nel calcio è il tema fondamentale. Tu stai parlando così di una come il merito sportivo così come il merito sportivo è un qualcosa sul quale queste persone andrebbero cancellate dalla storia del calcio. Il merito sportivo, Perez tant'è e Agnelli vero che non andrebbero cancellate dalla storia del calcio. Pochi se dai. Sì, redistribuzione, merito sportivo, vincono sempre gli stessi da sempre. Mi devo prendere qualche secondo, aspetta. Stare nell'alveo della cronaca anche con le probabili formazioni di questo Milan Sassuolo, di questo Juventus Parma, in particolare Ottica Milan, Ottica Juventus, guardiamo alla corsa Champions per il Milan, come sempre Martin Sartorio. Formazione in alto mare per il Milan di Stefano Pioli, che non si fa distrarre dalle voci sulla Superlega, ma che deve fare i conti con le assenze di Theo Hernandez, Ibra e Benacer. Çalhanoğlu è convocato ma in forte dubbio e si gioca il posto con Rade Krunic. La buona notizia è il ritorno in campo dal primo minuto di Davide Calabria, che giocherà a destra della difesa a 4, completando il reparto con Kier, Tomori e Dalot. Ancora panchina per Alessio Romagnoli. Nel 4-2-3-1 a centrocampo l'insostituibile Frank Essie sarà affiancato da Meite, che dovrebbe avere la meglio su Tonali. I tre quartisti dovrebbero essere Leao, Krunic e Slemekers, in vantaggio su Castiglieco e Brain Diaz. In avanti Ante Rebic con Mario Mandzukic pronto a subentrare. Per la formazione invece della Juventus andiamo da Mirko Di Natale, per questo Juventus Parma. A seguito della sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta, la Juventus si rituffa in campionato e lo fa sfidando un Parma davvero in una posizione pericolante. È una sfida da dentro fuori quella dello Stadium. La Juventus di Andrea Pirlo si presenterà con il classico 4-4-2. Ci sarà Gigi Buffon in porta, come annunciato ieri dall'allenatore bianconero in conferenza stampa. Difesa a 4 con Danilo ed Alessandro sulle fasce e De Ligt e Bonucci in vantaggio su Chiellini per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale. A centrocampo dovrebbe rivedersi Arthur dal primo minuto in coppia con Bentancur, in questo momento in vantaggio su Rabiot. Non c'è l'assente Chiesa per infortunio, verrà avanzato Cuadrado nel ruolo di esterno alto offensivo di destra, con Ramsey che potrebbe invece giocare a sinistra oppure McKennie, ecco questo è ancora uno dei dubbi degli ultimi minuti. In attacco Dybala favorito su Morata come partner di Cristiano Ronaldo. Fin qui le probabili formazioni, facciamo così, visto che abbiamo ancora tante cose da dire e dobbiamo parlare tanto di questo Napoli-Lazio, pochi secondi e ripartiamo. E allora proviamo ad affrontare l'argomento Napoli-Lazio, lo voglio introdurre dando subito la parola ad Umberto per quelle che sono le sue riflessioni su questo momento degli azzurri. Lidito Napoli, il punto sul Napoli di Umberto Chiariello. Devo esternare tutta la mia forte preoccupazione per questa partita. Per due ordini di motivi. Perché la Lazio viene per vincere al Maradona e ne ha la possibilità. Perché è un momento di straordinaria convinzione e forma ed è più forte di noi nel settore nevralgico del gioco. Specie ora che ci manca l'uomo chiave, Demme. Quello che salda il centrocampo con l'attacco e protegge la difesa. Perché se Fabian ha aumentato il suo livello di gioco è perché ha avuto Demme a fianco. La mancanza di Demme è pesantissima e non vorrei che orientasse la gara, anche perché sento e leggo che il sostituto ancora una volta è stato individuato in Bakayoko. È nota la mia avversione verso questo calciatore, che non è personale perché non lo conosco, ma è tecnica e tattica e di personalità. Questo giocatore mi è sembrato svogliato e mi è sembrato, come dire, piuttosto distante da quella che è la mia idea di un calciatore che veste la maglia azzurra. Per me un calciatore che veste la maglia azzurra deve sudarlo, ma tanto.
sporcarla, ma tanto. Deve dare l'anima. Lui è indolente, è svogliato e soprattutto non è l'uomo giusto, perché riproporre la coppia Moviola a centrocampo significa consegnarci agli avversari. Io mi auguro che Gattuso si inventi qualcosa. Intanto ha buttato fuori Elmas dall'allenamento, che mi sembrava l'unico uomo che potesse entrare nelle rotazioni. Lobotka, che è stato strabocciato da mesi e come se non ci fosse più, ormai è un calciatore che non c'è, è un po' come Calvino, e qui parliamo del cavaliere che non c'è, e qui abbiamo un calciatore 25 milioni di euro vaporizzati. E qual è la soluzione? Bakayoko? Che Dio ce ne scampi e liberi, che domani ci salvino Lozano e Insigne, che Mertens torni a essere Mertens, che Manolas si ripeta, perché con questo centrocampo soffriremo le pene dell'inferno. Bakayoko, smentiscici tu. Fin qui la tua analisi, guarda, lo vedi che poi alle volte siamo anche d'accordo. Io veramente sono d'accordo con te sotto questo punto di vista. Sono molto preoccupato, ho studiato e ristudiato anche la Lazio. Non è una squadra invulnerabile, tutt'altro. Ha delle potenziali crepe difensive piuttosto sfruttabili, soprattutto se il Napoli saprà giocare bene in ampiezza. Quindi è lì che potrebbe essere messa in difficoltà la Lazio. Una squadra che dopo però... Dopo Hakimi è un altro che ti trantuma. Lazzari. Chiesa, Quadrado, Hakimi e Lazzari. Non hai la contromisura adatta da quella parte. A centrocampo, tra Luis Alberto e Max e Milinkovic Savic. Lucas Leiva. Io voglio sapere, Lucas Leiva fa il frangifrutti, ma quei due lì che vanno al tiro, si propongono assist di tutto di più. Con chi li blocchi? Io voglio capire le contromisure contro questi tre, oltre che con Ciro Immobile, che contro di noi fa sempre il diavolo a quattro. Ma contro questi tre, con chi te la cavi? Con Yusai e con Bakayoko? Che Dio ci aiuti. Allora, fammi sentire se pensa che la Lazio parta favorita al Maradona, Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito e un saluto ai radioascoltatori. No, assolutamente, non sono affatto convinto che la Lazio parta favorita, assolutamente, al contrario, è una partita difficilissima per la Lazio, lo è anche sicuramente per il Napoli, però credo che sia il momento giusto per affrontare questa partita da parte di entrambe le squadre, che stanno attraversando un momento di buona condizione mentale, oltre che fisica, e anche di proposte di gioco interessanti. Quindi mi aspetto uno spettacolo, ecco, spero che sia una partita spettacolare, soprattutto questo. Umberto, la tua domanda è legata a Napoli-Lazio e Riccardo Cucchi, prego. Non vedo favorite tra Napoli e Lazio in questo momento, perché il Napoli, perdendo Demme, riequilibra un po' i valori in campo. Sono due squadre che se la giocano. È una classica partita da 1x2. Quali saranno gli scenari tattici? Dove Gattuso si deve preoccupare e dove si deve preoccupare Simone Inzaghi? Ma credo che siano due squadre che hanno dei punti di somiglianza, non so se la pensi anche tu allo stesso modo, Umberto. Cioè sono due squadre che hanno una fragilità difensiva che in qualche modo è testimoniata anche dall'eccessivo numero di reti che hanno incassato quest'anno, ma che hanno però un attacco, nel caso della Lazio anche una linea centrale propositiva e capace di creare molte occasioni gol, e squadre che sanno attaccare, che hanno voglia di attaccare, che se naturalmente trovano la strada giusta sono capaci anche di segnare molti gol. Quindi da questo punto di vista vorrei dire, mi piace pensare, poi magari sarò tradito dal campo nella mia esaltazione della gara di questa sera, mi piace pensare che possa essere una sfida con molti gol, cioè, proprio per questa ragione. Io credo che la Lazio abbia nel suo centrocampo il punto di maggior forza, e il Napoli invece abbia sul fronte offensivo la qualità maggiore. Mi pare di aver capito, confermatemi voi se la notizia è attendibile, che giocherà Lozano questa sera, è corretto quello che dico? Sì, domani gioca Lozano, sì, dovrebbe giocare Lozano dal primo minuto. Scusami, domani volevo dire, dovrebbe ecco, Lozano secondo Lozano. Me è un giocatore estremamente, certo, Lozano è un giocatore estremamente importante per il Napoli, speriamo che sia recuperato appieno naturalmente, è un uomo che sa, che ha grande velocità, che sa saltare l'avversario, insomma, credo che sia da questo punto di vista una partita equilibrata, proprio diciamo così, soprattutto per i punti di somiglianza, ma anche i punti di debolezza di entrambe le squadre, questa è la mia impressione.
Riccardo, sei tifoso della Lazio, non l'hai mai negato. Si è parlato lungamente anche della possibilità che Gattuso potesse sostituire, qualora non fosse andata bene la trattativa con Lotito, Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio. Non ti chiedo una risposta diplomatica, ti chiedo una risposta da tifoso. Dove, se fosse andato via Inzaghi, che invece a quanto pare subito dopo aver smaltito il problema Covid, ovviamente gli facciamo i migliori auguri per una prontissima guarigione, firmerà il contratto di prolungamento con la Lazio, almeno questo è quello che ci è sembrato di capire, ma nell'ipotesi in cui questa trattativa non fosse andata bene, il nome di Gattuso ti sarebbe piaciuto per la panchina della Lazio? Ma sono estremamente sincero, dico di sì, adesso non ho mai nascosto la mia personale, come dire, la mia personale inclinazione favorevole nel giudizio su Gattuso. So che in questo momento sono forse in minoranza, soprattutto a Napoli, da quello che leggo soprattutto, ma a me Gattuso non mi dispiace affatto come allenatore, un allenatore che deve fare forse ancora un po' di esperienza. Certo, per quello che ha rappresentato Inzaghi nel corso di questa lunga parentesi con la Lazio, nella quale è stato possibile per Inzaghi costruire un progetto interessante di squadra, anche da un punto di vista tattico, la squadra ormai gioca a memoria, quindi diciamo che sono creati dei meccanismi importanti. Da un punto di vista di prospettiva, mi augurerei che Inzaghi firmasse ancora il prolungamento del suo contratto. Al momento però da questo punto di vista non ci sono atti concreti, ma se l'ipotesi che tu hai avanzato dovesse diventare concreta, sarei assolutamente contento di vedere Gattuso sulla panchina della Lazio. Umberto, una tua considerazione per Riccardo, prego. Anche io, perché abbiamo un competitor in meno. Dai, devi capire, Riccardo, che non è esattamente gattusiano il nostro Umberto, non è esattamente gattusiano. Ma, sì, ma io lo so bene, credo che Umberto sia in buona compagnia, perché so che in questo momento non tutti i napoletani, anzi forse la stragrande maggioranza dei tifosi napoletani, diciamo, imputano alcuni errori a Gattuso, in qualche modo lo indicano come responsabile di una gestione. Ma io vedo in lui una buona dimensione, quella di Firenze, la vedo adatta, perché secondo me Gattuso non so se diventerà un grande allenatore, ho molta perplessità su questa cosa, devo essere, cioè, mi sorprenderebbe se lo diventasse, ecco. Mentre se De Zerbi lo diventa, io non mi sorprendo, dovesse diventarlo non mi sorprenderei troppo, perché gli vedo le stimmate in pectore del grande allenatore, poi non so se ci riuscirà. Su Gattuso non ho la stessa fiducia, però un progetto tipo Firenze, con la settimana tipo, col poter martellare i calciatori un po' alla Conte, lo può far crescere. Piazze come Roma e Napoli non sono adatte a Gattuso, perché Gattuso ha mostrato a Napoli una cosa che non mi aspettavo da lui, una preoccupante fragilità psicologica, è un nervo scoperto, una permalosità che un allenatore importante non si può permettere di avere. Che cosa ne pensi, Riccardo? E poi ovviamente ti chiediamo un parere sulla questione Superlega, però prima su questo aspetto qui. Sì, no, ma condivido l'analisi di Umberto, è puntuale come sempre. Probabilmente devo dire questo: Gattuso sul piano temperamentale è un uomo passionale, tra virgolette, quindi probabilmente da questo punto di vista non riesce a tenere a freno completamente i suoi sentimenti. La sua spontaneità, a volte, che viene anche confusa con l'ingenuità, può essere negativa per l'immagine che intorno a lui si può creare, questo è assolutamente vero, però dall'altra parte proprio questo suo carattere così spontaneo, così sincero, così genuino, così legato tra virgolette ad un calcio, permettetemi questa parentesi, da altri tempi tra virgolette, calcio cioè fatto di cuore, di adesione ad un progetto, secondo me lo rendono anche un allenatore appetibile, interessante per squadre che abbiano anche voglia di sperimentare qualcosa di nuovo. Intanto diciamo una cosa, nella Fiorentina, nella Lazio sono sicuro nella prossima stagione potranno pensare di poter lottare alla pari con le grandissime per un campionato per lo scudetto, insomma, questa non è certamente una prospettiva possibile, e in quest'ottica forse con una pressione leggermente più bassa si potrebbe vedere un Gattuso magari più sereno. Certamente allenare a Napoli è difficilissimo per tutti, certo. Chi riesce a superare l'esame di Napoli diventa un grande allenatore, su questo non c'è dubbio. Superlega? Ma sinceramente vi dico con molta franchezza che sono felice che l'esito sia stato questo, che tutto si sia frantumato nel giro di 48 ore. Personalmente sono convinto, lo sono stato fin dal primo momento, che il progetto fosse goffo, che il progetto fosse semplicemente frutto di un tentativo estremo da parte di 12 club. Vorrei dire
ho sentito in questi giorni, ho letto ricchi, ma io vorrei dire ex ricchi, perché 12 club che hanno dato vita a questo tentativo di golpe, di colpo di mano tra virgolette, lo hanno fatto per ragioni squisitamente economiche. Sono 8 club che malgrado abbiano fatturato negli anni cifre impressionanti, Real Madrid è la prima squadra europea per fatturato, hanno speso male, hanno gestito male le loro risorse. Sicuramente la crisi della pandemia ha aggravato la loro crisi finanziaria, ma l'unico tentativo che è stato messo in atto è stato quello di assorbire finanziamenti da un fondo straniero per poter in qualche modo risanare i loro bilanci e garantirsi una continuità gestionale sul piano finanziario che fosse legata dai risultati, perché il punto veramente debole, assolutamente debole della Superlega era che questo torneo privato fosse ad inviti, cioè tagliando sostanzialmente l'ultimo legame che il calcio come sport aveva con i fondamenti dello sport, era che è quello della meritocrazia, del diritto di conquistarsi giocando una possibilità di competere. Credo che l'idea dell'invito per blasone e per capacità economica sia veramente l'elemento distruttivo dell'ultimo residuo di sport ancora presente nel calcio. Grazie davvero Riccardo per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, ciao. grazie a Riccardo Cucchi. Allora, notizia dell'ultima ora, te lo ricordi il caso Suarez? Chiariel, dove sei? Non ti sento, dove sei? Te lo ricordi? Fare, insomma, che succede? Chiuse le indagini. L'avvocatessa della Juve, la dottoressa Turco, Maria Turco, l'avvocatessa, non so come caspita. L'avvocato Maria Turco. I PM le contestano il reato di falso ideologico in concorso. In particolare, scrivono i magistrati guidati da Raffaele Cantone, che in qualità di incaricata della Juventus è concorrente morale ed istigatrice dei 4 che hanno commesso reati in veste di pubblici ufficiali. Quindi la Juventus attraverso il suo avvocato è stato concorrente morale ed istigatore di un reato, poi non dobbiamo dire mai niente. Veniva istituita ad personam questa sessione solo per consentire a Suarez di ottenere nei tempi richiesti dalla Juventus e all'esito di una fittizia procedura di esame la certificazione linguistica. Vuoi dire qualcosa? Te ne frega niente? Niente. Beh, solo lei è tirata in ballo? Al momento sì. Cioè, oltre a quei ai professori di Perugia, è chiaro, oltre ai professori di Perugia. L'avvocato Turco ha lavorato per la Juventus, mi risulta. Quindi se le carte passano alla Procura federale, mentre il procuratore dello Stato deve accertare le responsabilità penali che sono personali, e quindi è evidente che l'interesse del procuratore di Perugia è quello di individuare le responsabilità personali, perché i reati penali sono personali, il procuratore federale deve individuare i reati societari all'interno del sistema calcio. Quindi se io avvocato ho agito sul mandato della Juve, ho agito in nome e per conto, non l'ho fatto di mia iniziativa. E ragion per cui credo che adesso la palla passi alla Procura federale, perché il fascicolo dovrà essere consegnato alla Procura federale. Bene così. Chiarello, vuoi trovare una chiosa, come avrebbe detto in Così parlo bella vista, un pensiero poetico? Sì, il pensiero poetico è che nell'isola di Honolulu, quando con le vostre collane di fiori tu e le zerbi vi darete un mondo migliore possibile, ma per un mondo migliore possibile bisogna combattere il bacetto di massimalisti e fessi, perché normalmente il massimalismo è il perdente nella storia. Vabbè. Voi dei zerbi potete adottare un bambino di Honolulu con la collana al collo. Bene. E potete parlare di ciao, medici e di operai. Grazie. Carling sempre. Grazie ad Umberto Chiarello, sempre stato. Gli voglio sempre più bene. Voglio anche sempre più bene ad Alessandro Montano. Ciao Marco, alla prossima. Con che tono, mamma mia, che sconforto. Ci rivediamo, anzi ci risentiamo domani, grazie a tutti, domani alle 13.9 Sport Show.